carta riciclata fatta a scuola. Dammi. I bambini adesso stanno spezzettando la carta che poi metteremo a bagno per tutta la notte per fare la carta riciclata. Testa! Al mare questo. Bella, che bello! È diventato il purè. Sempre purè. Spappoliamo la carta, diciamolo insieme. Stiamo spappolando la carta. Adesso andiamo a fare che cosa? La carta. Benissimo, dobbiamo immergere il setaccio. Bravissima, dentro alla polpa di carta. Andiamo. Brava, vai. Vai, dentro. Giù, lo muoviamo a destra e a sinistra. E poi non dobbiamo mettere le dita dentro. Tiriamo su dritto. Brava. Bello. E aspettiamo un po'. Adesso sposta così e lo andiamo a mettere dove? Di qua. Poi che dobbiamo fare? Dobbiamo togliere la sagoma, ecco, e prendere la pezzetta. Mm-hmm. E la andiamo ad appoggiare dove? Adesso Youssef, che dobbiamo fare? Mettiamo questa sopra, sì? Lo accarezziamo, bravo! Carezza. Bravo! Poi la dobbiamo mettere nella, come si chiama? Nella press. Vai, ti aiuto. Ci riesci? Sì. Guarda un po' qui che cosa sta uscendo. L'acqua. E l'acqua dove era? Sulla carta. Eh sì. Nisrine va come un treno, ormai potrebbe fare tutti i giorni, vero? Allora, rimuove. Bravissima. Eccolo. Andiamo a metterlo sul termosifone. Per bene, senza romperlo. Descrivi quello che fai. Intingo la colla. Poi schiaccio qua per bene. Vai. Soprattutto le punte della stella. Bravo. Togliamo. Poi, vai, poi, muovi e fai vedere. Bella, vero? Sì, mi piace. Vai, piatto, bicchietta. Bravissimo, com'è venuto? Bene. Allora, Flavio, è stato difficile fare la carta? Cosa hai imparato da questa esperienza? Ho imparato che se si ricicla è meglio per tutti, animali, piante e uomini. Perché gli alberi sono molto importanti, vero? Come mai? Perché ci danno l'ossigeno e il cibo. E quindi la cosa migliore è? Salvaguardarli.